Buon inizio di settimana a tutti voi, buon lunedì di questo 9 di dicembre. Nup, yeah. Nup, nup, nup. Cool. Quindi abbiamo sempre indovinato. Sì, nup. Come Galup e Nup. Insieme a Cincilla. So, welcome Andres Cooper. Cooper. Ah no, la, vedi, la, il cognome invece con la però, O scusa, aperta. Sembra però Frankenstein e Frankenstein, cioè esatto. Decidiamoci. Va bene. Comunque va bene, Andres Cooper che arriva dall'Estonia, questo produttore, DJ, insomma che con... Cantante, musicista. Lui fa un sacco di cose. Tante. Tell us more about you. We were like, wow, what's that song? Who's this guy? Okay, well, yeah, as you said, I'm from Estonia, from Tallinn. Producer, artist, and also did the video for the track. Yeah, and now I'm here talking to you guys. Not much to tell. Beh, una storia, in realtà avrebbe tante cose da dire, però ha detto no, molto da dire. No, lui arriva da Tallinn, dall'Estonia, e fa un sacco di cose. Tra l'altro, oltre a cantare, produrre, eccetera, eccetera, ha realizzato anche il video che abbiamo appena visto per questa canzone. È stato un grandissimo successo, Fuck This Up, che arriva dopo una serie di canzoni di successo, di singoli che lui ha realizzato. You've released a series of single, you know, from 2015 until now. So what about yeah. the, you know, next? Yeah. 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 Well, I hope to release next track in the sometime next year. Okay, which yeah. is like next month. Yeah, that's true. That's true. Well, I think I will take a few months. But if there's anybody who wants to be like. He wants to be informed when I release, then they can, I don't know, follow me on Instagram or Spotify, and then they'll, they will get the notification. Uscirà qualcosa nel 2020, l'anno prossimo. Ho detto magari potrebbe essere anche il mese prossimo, no, ho detto che si prenderà qualche mese, però se volete essere al corrente seguitelo sui social. E allora attenzione, perché per scoprire questo ragazzo che, voglio dire, ha vinto anche come miglior album pop gli Estonian Music Awards a casa sua, ma poi magari ne parliamo dell'esibizione che è stata bellissima. Questo, molto bella, questo è stato il primo singolo in assoluto, your first song, right? Questa è stata la prima canzone in assoluto che Nup ha registrato, e si intitola Move, risale al 2015. Nel frattempo lui mi stava facendo l'imitazione di Brad Pitt e anche Matthew McConaughey. I did both, yeah. Sì, lui fa queste cose e le usa anche nelle serate, poi, capito? Incita. Facciamo un esempio. Tell us something, you know, like Brad Pitt during your show. I mean, yeah. Well, like, what did I do during the show? Yes. We have time for that? Yeah. Well, anyway, there's a scene in the film Magic Mike, Magic where Mike? Matthew McConaughey is a stripper, and he goes to the audience and says, "I see you ladies wanna touch." Ladies go, "Woo!" Yeah, you want touch? Hello, but the law says you can't touch. Then the crowd goes, "Whoa, boo, boo!" And then Matthew is, "But I see a lot of lawbreakers out here." And so my friend told me this, and I had a concert the same night, and I was there, I had an audience, it was a private gig. I said, "I see you guys want to dance." They were like, "Woo!" I say, "You guys want to jump." I said, "But law says you can't jump or dance." And they were like, "Boo!" I said, "But I see a lot of lawbreakers out here." And after that, it turned out it was a private gig for a law company, you know. Hey. Yeah. So it was good. It was good. The whole night I called them lawbreakers. What are you doing, lawbreakers? Cioè, lui fa se sì. mai è successo di sentire in come originale. Parla Matthew McConaughey, ma fa benissimo anche Brad Pitt. Lui ha usato alcune parole del film Magic Mike trasferendole per questa serata che lui ha partecipato, ha lavorato in questa serata privata, e lui ha trasformato le parole che erano del film Magic Mike versione la sua, certo. Facendo l'imitazione di Matthew anche McConaughey. Anche se a me piace di più quando dici in italiano fate casino, com'è? Fatty Casino. Oh, Nup è quest'oggi ospite. Stiamo scoprendo un ragazzo che fa un sacco di cose, tra cui gira i suoi video. Questo girato a Beirut, nello specifico. E allora stavamo parlando degli Estonian Music Awards, una grande prestazione. Ah, sì, beh, quello vi consiglio di andarvelo a cercare perché la performance è veramente molto particolare. E poi c'è la famosa Cincilla, della quale abbiamo parlato, e che è una delle la cantante proprio della canzone che ci ha offerto la scorsa estate. Nup, how did you get in touch with Cincilla? How did you
We had a session in London together with London-based George Qualley and Malin Markussen from Norway. So it was four of us. We just jammed and wrote a track. And at first, I was the only one singing on the track. But then I was like, we need something more. We need something. And because I so loved the vocals of Chinchilla, I was like, you should sing. Yeah, that's how it happened. E vedi, poi le cose succedono così, no? Perché lui la canzone all'inizio la cantava da solo, però sentiva l'esigenza, il bisogno di avere una voce femminile, ed è lì che è arrivata questa cantante, che tra l'altro anche è molto interessante, guardate. E dicevamo di quell'esibizione agli Estonian Music Awards, where you and Chinchilla played the piano, and then the songs evolved into, you know, a more danceable atmosphere, like the version we know. Yeah. Right? That was pretty cool. We had the string quartet and the beat production as well. So it was a cool experience to do it on live TV. E quindi ha iniziato piano e voce, e poi piano piano l'evoluzione, cioè anche i fiati, tutta l'orchestra praticamente, poi si è evoluto nella versione dance come quella che poi conosciamo, più danceable, diciamo, più ballabile, ecco, non proprio dance, perché non è proprio questa la musica che lui fa. Lui è uno molto a 360 gradi. Ma ragazzi, raccontava, adesso non abbiamo il tempo, che 12 anni fa era qua in Italia a suonare i piatti, a suonare il timpano in Also Sprach Zarathustra in Firenze. Quindi insomma, è un ragazzo da veramente mille risorse. Thank you so much. Thank you, grazie. It's been a pleasure. E tra l'altro mi diceva che ha imparato l'inglese. In Estonia non hanno il doppiaggio dei film, e quindi se li sentono tutti in lingua originale. Ecco perché fa l'imitazione di Brad Pitt e Matthew McConaughey. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure. Ciao. Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie. Che è venuto a trovarci e tornerà sicuramente quando farà altri live qui in Italia.